Ciao ragazzi e benvenuti in questa terza puntata di Potter News. Finalmente, dopo 2 mesi, ci siamo. Le notizie sono tantissime, quindi bando alle ciance, cominciamo subito a spulciarle. Sono sicuro che ne mancheranno alcune, ho cercato di fare del mio meglio, ma ragazzi, cominciamo dalla prima, che riguarda naturalmente Hogwarts Mystery, il gioco che è stato rilasciato ufficialmente il 25 aprile scorso per tutti i sistemi operativi, per iOS, per Android, e ragazzi, vi dirò brevissimamente la mia: a me non è piaciuto per niente. Ho installato naturalmente il gioco sul mio telefono, un iPhone 7, e ragazzi, mi ciucciava tutta la batteria nel giro di al massimo mezz'ora. Il telefono diventava infuocato, ma nonostante questo io giocavo comunque col power bank attaccato al telefono. Il gioco è di una noia mortale, non c'è assolutamente nulla da fare, il tuo cervello resta spento per tutto il tempo del gioco perché non bisogna far altro che toccare, 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 toccare. Non esiste un quiz, non esiste un indovinello, non esiste una parte avventurosa del gioco dove tu puoi giocare in prima persona, ma solamente leggi e tocca, aspetta 1000 ore per ricaricare l'energia. Ragazzi, questi non sono giochi che fanno per me. Quindi per me assolutamente bocciato. Io confido ancora nel gioco di Niantic che dovrebbe arrivare a breve. Ma adesso passiamo ai libri, alle novità editoriali di Harry Potter in Italia, e vi parlo di Salani. Salani ha da poco immesso sul mercato A History of Magic in italiano. Quindi ragazzi, Storia della Magia in italiano, disponibile su Amazon, non forse ancora disponibile direttamente da Amazon, ma da venditori terzi. Io l'ho già acquistato e quindi spero mi arrivi al più presto, ma ancora purtroppo non è stata rilasciata una data da Salani per la pubblicazione del secondo volume, per intenderci quello con la fenice sulla copertina. Staremo ad aspettare e arriverà sicuramente presto la recensione del primo dei 2 volumi. Invece Panini Comics il 1 luglio rilascerà Diagon Alley. È un altro volume della stessa saga, del volume dedicato al taccuino di Newt Scamander, come ricorderete l'ho già recensito, oppure gli oggetti magici. In questo caso si parlerà di Diagon Alley, faremo un viaggio attraverso i suoi negozi e ci saranno come al solito tantissimi allegati. Anche questo arriverà presto sul canale. Ma Salani ha già messo in preordine su Amazon una sfilza infinita di libri abbastanza dubbi su Harry Potter, come ad esempio uno dedicato a Mielandia, uno alle bacchette, uno dedicato alla mappa del malandrino, un altro libro di cartoline, un altro libro pieno di adesivi e tantissimi altri libri, ragazzi, davvero tanti, tutti in preordine, non ci sono ancora date certe, ma sono tutti libri di poche pagine per quello che ho potuto vedere, e bisogna vederli dal vivo prima di andare di matto, quindi aspetterò di saperne di più e ve ne parlerò più avanti quando avremo più notizie certe riguardanti il contenuto di questi volumi, se varrà la pena acquistarli. Per quanto riguarda invece le pubblicazioni in lingua inglese, Jim Kay ha da poco fatto sapere tramite la sua pagina Facebook che a causa del gomito del tennista non riuscirà a pubblicare Harry Potter e il Calice di Fuoco illustrato per il prossimo novembre, ma che slitterà di qualche mese e quindi lo vedremo in libreria nel 2019. Quindi ragazzi, quest'anno niente libro illustrato. Tra l'altro, visto che sono pigro e non mi va di andare a controllare tra i miei video, potreste dirmi se ho già recensito il 3° volume Prigioniero di Azkaban di Jim Kay? Perché credo di averlo dimenticato. Ce l'ho da un bel po', l'ho messo in libreria, ma sono quasi sicuro di aver dimenticato di recensirlo. Quindi fatemelo sapere sotto nei commenti, che nel caso recupereremo. Ma non è ancora finita qui, restando sempre in tema di libri illustrati, il 1° volume Harry Potter e la Pietra Filosofale illustrato da Jim Kay arriverà in versione economica con copertina flessibile. Quindi per chi fosse interessato lo troveremo anche in questa edizione un po' più economica. Mentre invece sono già arrivati
libri brandizzati con i colori delle case di Harry Potter e la Camera dei Segreti versione inglese. Quindi, se ricordate, l'anno scorso vi ho mostrato i 4 volumi di Harry Potter e la Pietra Filosofale con i colori delle case, bene, adesso è arrivato anche il secondo, quindi altri 4 libri, e così succederà ormai anche per i prossimi. Io non li acquisterò, ragazzi, ho già acquistato Harry Potter e la Pietra Filosofale di tutte e 4 le case e mi fermo lì, non continuo perché altrimenti diventa davvero un salasso. Fatemi sapere nei commenti voi cosa avete intenzione di fare. Ma detto questo, rimanendo ancora in tema libri, uscirà il 16 novembre anche la sceneggiatura di Animali Fantastici 2, quindi praticamente in concomitanza con la seconda pellicola. Ma ragazzi, tenetevi forte perché non è finita qui. Per quest'anno è stata annunciata anche la versione illustrata delle Fiabe di Beedelbardo, quindi a questo punto l'anno prossimo sono sicurissimo che avremo anche la versione illustrata del Quidditch attraverso i secoli. Quindi non ci resta che aspettare. Invece, passando a Running Press, ragazzi, è appena uscito il piccolo Dobby, una statuina di Dobby parlante molto molto carina che non ho ancora acquistato, ma che vi linko sotto in info box perché in molti l'avete già presa, mi avete mandato le foto in privato ed è davvero molto molto carina, quindi trovate sotto in info box già il link per prenderla, costa circa 6-7 euro. Ma il 30 ottobre arriverà la valigia di Newt Scamander, sempre da Running Press, ma non la valigetta che ho già recensito, ma la valigia bella grande con dei contenuti all'interno. Ancora non si sa altro, non ci sono immagini, e quindi anche in questo caso, ragazzi, dobbiamo ancora aspettare un po'. Ma sempre Running Press ha annunciato per il 9 ottobre 2018 una miniatura del castello di Hogwarts. Questa, ragazzi, è una di quelle cose che attendo da tantissimo tempo, visto che l'unica miniatura del castello di Hogwarts esistente al momento è quella di Noble Collection, che costa 250 euro, quindi per il momento anche no, vorrei quella di Running Press magari per 20 euro. Staremo a vedere. Passiamo adesso a Lego. Lego, ragazzi, ultimamente ha lanciato una montagna di set di Harry Potter, sono arrivate tantissime immagini online. Troviamo la Sala Grande, che è stato il primo pezzo annunciato, ma abbiamo anche la valigia di Newt Scamander che si apre e contiene all'interno degli scenari con degli animali fantastici come l'Occami e il tuono alato, ma abbiamo anche il treno, l'espresso di Hogwarts nella fermata, abbiamo anche il platano picchiatore con la Ford Anglia e la carrozza trainata dai Testral. Sicuramente ne dimentico qualcuno, ma ragazzi, sono tutti fighissimi. E sempre rimanendo in tema Lego, stanno per arrivare questi il mese prossimo, se non sbaglio, i Brickheads di Harry Potter, e saranno 3 set differenti, uno contenente Harry ed Edwige, un altro con Silente e Ron, e poi troviamo Hermione invece in una confezione singola. Ma adesso, esaurito l'argomento Lego, passiamo a Funko, che, ragazzi, sta sfornando prodotti di Harry Potter come se non ci fosse un domani. Ha mostrato finalmente tutti i nuovi pop di Harry Potter della nuova wave. Abbiamo un Nick quasi senza testa, con la testa che traballa, che si muove, basta spingerla con un dito e quasi si stacca. Poi abbiamo ben 2 versioni di Tom Riddle, abbiamo un Tom Riddle in versione regular e un'altra esclusiva in versione seppia. E poi abbiamo ancora Ginny col diario di Tom Riddle tra le mani. Abbiamo una nuova versione per il trio, la versione erbologia, dove ognuno dei 3 ragazzi con i parorecchi tiene tra le mani una mandragora. Abbiamo anche Gilderoy Hallock in 2 colorazioni differenti. Inizialmente la colorazione azzurra sarebbe dovuta essere la Chase, ma alla fine si è optato per rendere la versione azzurra esclusiva di Barnes & Noble. Quindi sicuramente arriverà anche da noi, probabilmente su MP o altri siti, col bollino exclusive. Quindi, ragazzi, non andate in panico. E poi è stato anche annunciato il Dobby XXL, che non ha fatto impazzire tutti, diciamo che a me non ha fatto impazzire, ma anche a molti altri, anche se probabilmente alla fine lo prenderò, ma staremo a vedere. E poi, ragazzi, è stato annunciato il Pop XL
del basilisco. Anche questo inaspettato, non era presente in nessuno dei leak ed è stato lanciato così in faccia ai fan e siamo tutti super eccitati per questo nuovo Pop XL che ci sta davvero benissimo. Ma non solo questi sono stati gli annunci, perché già sono stati leakati anche moltissimi Pop di Animali Fantastici 2, perché si sa che saranno 7 Pop regular, un pacco doppio e addirittura un Pop XXL che ancora non si sa quale sarà. Potrebbe essere lo snaso, anche se secondo me sarebbe troppo scontato, ma potrebbe anche essere un nuovo animale che vedremo nel nuovo film in uscita a novembre. E ragazzi, mancano ancora all'appello tutti i Funko Pop esclusivi del San Diego Comic Con, che si avvicina pericolosamente. Detto questo, rimaniamo ancora in casa Funko, perché ragazzi sono stati annunciati i 5 Star dei nuovi prodotti, delle nuove action figure molto piccole, più piccole di un Pop, che però sono contenute in dei cartoncini che all'interno racchiudono dei piccoli diorami, dei piccoli sfondi, ambientazioni dove mettere i nostri personaggi, e con ogni personaggio sono in allegato 3 o 2 accessori. Abbiamo Hagrid col guanto da forno, che ha in allegato il draghetto e l'uovo. Abbiamo anche un'altra versione di Hagrid con la torta di compleanno di Harry e con l'ombrello. Abbiamo Harry con la pietra filosofale. Abbiamo Hermione con i libri. Abbiamo Ron con le gelatine tutti i gusti più uno. Abbiamo anche Piton. Davvero si sono sbizzarriti, e questi arriveranno con ogni probabilità in Italia tra la fine dell'anno e l'inizio del 2019. Ma ragazzi, non sono le uniche action figure in arrivo di Harry Potter, quelle di Funko, perché altre aziende si sono accorte che hanno un gran seguito, e quindi ecco che a breve arriveranno anche quelle di Mattel. Sono delle vere e proprie bambole che vanno a riprodurre alcuni dei personaggi principali. In questo caso abbiamo Harry, Ron, Hermione, il professor Silente e la professoressa McGranite. Di queste abbiamo già un'immagine. Devo dire che la McGranite non mi fa impazzire, Silente mi piace parecchio e non mi fa neanche tanto impazzire quella di Hermione, che sembra proprio una Barbie. Quindi vedremo queste qui come saranno magari dal vivo, se ci sarà occasione di portarle sul canale, non ne sono sicuro. E invece sono sicuro che arriveranno sul canale quelle di Bandai, perché sono davvero fighissime. Abbiamo le Quas Pocket di Newt Scamander e di Harry Potter, che sono davvero molto molto belle. Non sappiamo ancora esattamente la dimensione, ma le trovate già in preordine su Mini Big World Collectibles, come trovate già in preordine sempre su Mini Big World Collectibles le action figure Bandai di Harry, Ron e Hermione, con tantissime parti sostituibili. Sono scolpite ragazzi benissimo, hanno anche addirittura più di un'espressione utilizzabile, quindi più di una testa, più di una mano, più di un accessorio. Sono davvero molto molto belle, e quella che mi piace di più in assoluto è quella di Ron, che ha una scultura fantastica in volto, davvero sembra tratto proprio dal primo film. E ragazzi, però io in questo caso ho già preordinato dai ragazzi, come vi dicevo, di Mini Big World Collectibles quella di Harry, che probabilmente arriverà verso fine anno, se non ricordo male, o sempre inizio 2019. Ebbene ragazzi, credo che con questa ultima notizia relativa a Bandai abbiamo esaurito le notizie per oggi. Sicuramente avrò dimenticato qualcosa, ma mi perdonerete. Comincerò da subito a mettere da parte le notizie per il prossimo Potter News. Io vi dico che il prossimo mese sarò a Milano per andare a visitare la Harry Potter Exhibition, quindi sicuramente arriverà un video in merito e ne parleremo meglio in un video più avanti. A questo punto, per questo non ne ho trattato in queste news di oggi, perché visto che andrò mi piacerebbe parlarvene con cognizione di causa. Detto questo ragazzi, spero che questo video come al solito vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti, segnalatemi tutte le notizie potteriane che trovate da qui in avanti via messaggio privato su Instagram, su Facebook, su Telegram, dove volete. Un saluto grandissimo ai ragazzi del gruppo Telegram, che sono grandissimi, vi leggo sempre anche se intervengo davvero poco, purtroppo non riesco mai a trovare il tempo, però vi lascio sotto anche il link per unirvi al gruppo Telegram. E ragazzi, a questo punto non mi resta che salutarvi, ringraziarvi per aver visto il video fino alla fine, e ci vediamo prestissimo con tante altre novità. Ciao!